una sfida tostissima contro una squadra con una straordinaria potenzialità offensiva. Alla vigilia della prima partita delle Final Eight di Champions League, Sandro Suklu, mister della Prodeco, studia gli avversari consapevoli delle loro potenzialità già sperimentate in vasca. Ci aspetta una partita tostissima, è vero che è un tipo di competizione che è un torneo, ma prima partita, anche ogni prossima, vale tutto. Comunque se perdi non ce l'hai più possibilità di far qualcosa per vincere la Coppa. E comunque siamo proprio concentrati su prima partita, abbiamo fatto analisi di Ferencváros. Ferencváros è una squadra classica ungherese, ce l'hanno una potenzialità offensiva pazzesca, sono tutti pericolosi con i tiri, fanno tanti movimenti in attacco, cambiano i centri, entrano da tutte le parti. Abbiamo fatto le analisi, saremo pronti. La Prodeco si è allenata al polo acquatico di Ostia prima di raggiungere la Serbia. Abbiamo analizzato i nostri avversari, spiega Suklu, una formazione pericolosa al tiro per affrontare la quale il mister biancoceleste avrà a disposizione l'intera rosa. Tutti stanno bene, andiamo a Belgrado in 15 giocatori e poi non ho deciso ancora chi giocherà. La Prodeco è alla ricerca del quarto trofeo della stagione, oltre all'undicesima Champions League, la terza consecutiva. Impresa riuscita solamente al Mladost di Zagabria tra il 1968 e il 1970. Il momento più atteso dell'anno è arrivato, tutte le squadre in gara sono temibili. Forse possiamo parlare di Volyugameni e lo Jug, che sono un po' meno favoriti, diciamo. Altri, secondo me, ce l'hanno la stessa possibilità di vincere la Coppa dei Campioni. E comunque per adesso noi siamo proprio concentrati su Ferencváros e ci diamo tutto in quella partita.